sì, seconda stagione, orgoglioso di poterla fare. Cosa mi ha insegnato? Sicuramente mi ha insegnato a dover gestire tante ragazze, che era il primo anno che dovevo, perché avevo sempre fatto il vice, e quindi è stata una bella esperienza, una bella scoperta. E cosa mi ha insegnato il campionato? Il campionato io non l'avevo mai vissuto, e mi avevano detto che erano campionati dove c'erano un po' di squadre buone, diciamo, un po' meno buone, e quindi le partite erano un po' scompensate fra squadre buone e quelle meno buone. In realtà l'anno scorso abbiamo invece potuto notare che partite facili non ce n'erano, qualcuna ha avuto un risultato importante, ma perché siamo state brave noi a renderle facili. Però siamo incappati in un pareggio con una squadra penultima in classifica, e quindi tutte le partite, quello sicuramente ce l'ha insegnato, me l'ha insegnato. L'anno scorso sicuramente è stato un motivo di crescere anche personalmente, e quest'anno quindi ho più esperienza anch'io, ne hanno un po' in più le ragazze sicuramente, perché è passato un altro anno, e quindi siamo fiduciosi di poter provare a far meglio della stagione scorsa, sapendo dove siamo un po' mancate e vedere di far meglio. Sì, non ci eravamo dati grossi obiettivi, perché il mister era nuovo, il direttore sportivo era nuovo, la squadra era praticamente nuova, al netto di poche ragazze che erano rimaste dall'anno prima della Serie B, e quindi c'erano un sacco di punti di domanda. E si è creato subito un ambiente positivo, la voglia di imparare, di crescere, ragazze curiose che chiedevano, e quindi quando ci sono questi presupposti poi diventa tutto più facile. Abbiamo fatto anche delle ottime partite, ci hanno riconosciuto spesso le avversarie di essere una delle squadre che giocava il miglior calcio. Ripeto, siamo peccate forse un po' in esperienza. Quest'anno la rosa, come direttore sportivo ha presentato prima, è forse ancora più giovane, ma non è un problema. Io sono convinto che quello l'anno scorso ci abbia dato tanto, e ce lo porteremo a casa quest'anno. Poi l'obiettivo è ovvio che c'è sempre quello di far meglio. Siamo arrivate quinte, potevamo essere tranquillamente terze perdendo l'ultima partita, però ecco, partiamo con questo obiettivo di migliorare la posizione dell'anno scorso. Ma allora, io credo che su Tirol, su tutte, perché comunque ha beneficiato di giocatrici del Merano, quindi so che hanno una rosa molto vasta e importante, sono giocatrici tante che giocano insieme da parecchio tempo, e quindi io direi su Tirol su tutte. Poi c'è il Venezia FC, che è comunque sempre un'ottima squadra, e quindi loro, e poi ci sono sempre altre squadre che saltano fuori. Il Riccione l'anno scorso aveva fatto un ottimo campionato, perciò sì, ci si può aspettare qualsiasi cosa, ecco, soprattutto perché, come dicevamo prima, non c'è mai nessuna partita scontata, e quindi sarà dura per tutte, e noi cercheremo di renderla dura a tutte e di fare un ottimo campionato. No, pressioni assolutamente no, io credo che ci possa rendere solo orgogliose, perché comunque è un percorso che è iniziato tanti anni fa, quest'anno sta iniziando a concretizzarsi, intanto col logo, e quindi portarlo in giro per l'Italia, perché anche se siamo dilettanti noi andiamo ben oltre il centro Italia, quindi abbiamo un campionato a livello nazionale, perciò portare in giro il nome della città di Trento con lo stesso logo del maschile credo che sia solo motivo di orgoglio, e avere magari anche una spinta in più di fare ulteriormente meglio.